con tanta gente a Aurora per festeggiare la rinascita di Trieste. Aurora, che tra l'altro ha anche un nome particolare, un nome speciale, una persona speciale che è mancata l'anno scorso, che verrà ricordata come grande tifoso arancione. Sentiamo un po', direi la parola intanto al presidente del club, Giacomo Salvadori, ci spiega un po' perché è nato il club qua e che ne pensa di questa festa della Pistoiese. Ma diciamo che questo club è diciamo rinato, rifondato grazie anche allo stimolo della società e degli sportivi, anche dei nostri soci, perché sentiamo in giro un'area effervescente che si sta creando intorno alla Pistoiese. Siamo ripartiti a sostegno della società, a fianco della società, crediamo nel progetto targato Ferrari Morgia, e a proposito delle ultime vicissitudini fra virgolette del pescaggio C2, io intendo dire subito che Orazio è stato fin troppo chiaro, fin troppo franco, e noi siamo sposiamo la sua linea, cioè di dire quello che chi entra, se entra, deve portare i soldi, altrimenti restiamo C2 e secondo me faremo una dignitosa C2. Sentiamo un po' anche lui, Enrico Boni, vicepresidente, mi sembra, del club. Il club appunto è rinato intorno alla Pistoiese, perché giustamente abbiamo intenzione di rinascere insieme alla società, e per appunto abbiamo colto l'occasione per invitare tutti gli sportivi a stringersi intorno alla Pistoiese, perché abbiamo intenzione, come la società, come la città appunto ha avuto modo anche di contattarci, abbiamo giustamente preso appello molto volentieri e vorremmo rinascere tutti insieme. Abbiamo quindi l'occasione appunto di questo aperitivo per coinvolgere tutti i tifosi possibili. E niente, dai, iniziamo questa cavalcata verso la C2, verso il Pistoiese, verso la C2, con entusiasmo, dai, siamo qui e vi aspettiamo nel nostro ritrovo appunto a Caipa Arancione Valorola, che quest'anno sarà titolato a Luciano Marinangeli, purtroppo scomparso, come diceva appunto Baccelli. E dai, cerchiamo di onorarla al meglio e venirci a trovare, e dai, tutti insieme nella rinascita della Pistoiese. Grazie a tutti. E ora diamo la parola al personaggio principale, direi, di questa rinascita. Questo entusiasmo sta tornando, mister, un entusiasmo che non avevamo visto da tanto tempo. Due club che si organizzano, che nascono nel giro di una settimana, quando per anni i club erano quasi scomparsi. Cosa ne pensa? Cosa ci dice su questo? Innanzitutto mi ha portato allora il presidente questa sera, che oggi non c'è, ma di personale inderogabile. Questo entusiasmo che sta nascendo credo che sia il frutto del lavoro svolto con un accordo con il presidente. Quando siamo conosciuti abbiamo lavorato con il signore, abbiamo usato un'idea che è quella di dare oltre che ai risultati di dare ponderanza a quella di un'idea di una costruzione dal basso di una società. Lo stiamo facendo perché abbiamo il settore giovanile, abbiamo preso anche dalla gente, avevamo una squadra in cui credevamo e siamo riusciti a riconfermarla. Quindi dico, questa idea sta nascendo intorno a noi, la gente la riconosce, sa che siamo persone leali, che non facciamo promesse vane, che siamo due che antepongono il lavoro ai fatti, alle parole, e lo stiamo facendo.
con la camera di due club, credo che questa cosa qua sia più bella alla presentazione del della squadra che avverrà la prossima settimana, ma io credo che la apoteosi di questo sarà il 27 agosto quando presenteremo tutto il settore giovanile, dove ci sarà un convegno vero con la città, perché il settore giovanile rappresenta la stragrande maggioranza bambini e ragazzi di Pistoia, e tutta questa presentazione che hanno presentato tutti i le loro famiglie, e qui secondo me sarà un vero cambiamento che stiamo cercando di fare, che non è solo quello di pensare al risultato immediato, ma di pensare al risultato da raggiungere attraverso una programmazione seria e soprattutto duratura, e non andare incontro magari soltanto a bisogni che poi rimangono. Mister, il 27 d'agosto questa grande manifestazione da Bandino Vannucci con tutti i giovani, 250 ragazzi del settore giovanile e i loro genitori, che riceveranno una pergamena sudetica dello sport. Ci vuole spiegare come sei? No, questa è la data in quel giorno, un'iniziativa in cui crediamo molto, perché naturalmente vogliamo fare squadre competitive, squadre importanti, ma noi ci dimentichiamo che comunque facciamo del sociale, e comunque di quei ragazzini non tutti avranno la fortuna di diventare dei grandissimi giocatori, però speriamo che attraverso un'esperienza costruttiva diventino se non altro dei buoni tifosi per la Pistoiese del futuro. Allora adesso diamo una parola. Voglio ribadire una cosa molto importante, perché oltre la festa c'è un atto secondo me più importante da veri tifosi, che è quello di venire presso il bar qui di Porto San Marco e prenotare l'abbonamento, che credo che sia l'atto più sportivo, più importante, per dare veramente un atto concreto nei confronti della società. Allora.